C'era una volta, in una terra lontana, un bambino che amava collezionare insetti. Satoshi Tajiri è cresciuto nel Giappone rurale, dove ha trascorso la sua infanzia esplorando l'erba alta, trovando tutti i tipi di insetti strani e meravigliosi. Per quanto divertente sia stata la sua infanzia, Satoshi non avrebbe mai potuto immaginare quanto sarebbe diventata importante la sua raccolta di insetti. Un giorno le avventure di questo ragazzino solitario nell'erba alta avrebbero cambiato il mondo. Non tutti gli aspetti della giovinezza di Satoshi furono positivi. Satoshi non era esattamente uno studente modello, trovava difficile concentrarsi, non andava d'accordo con i suoi insegnanti e aveva difficoltà a ricordare le lezioni che gli erano state insegnate. Anni dopo, a Satoshi fu diagnosticata la sindrome di Asperger, ma all'epoca i suoi insegnanti pensavano semplicemente che fosse pigro. Fin dalla giovane età, la vera passione di Satoshi erano i videogiochi. Trascorreva ore del suo tempo libero nelle sale giochi locali, mettendo monetine nelle macchine con l'obiettivo di essere il migliore in ogni nuovo titolo. Ad un certo punto, per mostrare il suo apprezzamento a Satoshi per il suo appassionato interesse per i videogiochi, un titolare di una sala giochi gli fece un regalo, il suo personale cabinet di Space Invaders. L'amore di Satoshi per i giochi si trasformò nel desiderio di capirli meglio. Ad un certo punto, solo per divertimento, Satoshi smontò il suo Nintendo Famicom per scoprire come funzionava. Si concentrò sul suo amore per i videogiochi e decise che giocare a questi titoli non era abbastanza. Iniziò a lavorare alla sua rivista, condividendo tutti i segreti e i trucchi che aveva imparato nei suoi anni di gioco. Satoshi mise il cuore e l'anima nella sua rivista. Il primo numero è stato scritto interamente a mano e fotocopiato in un negozio locale. Fu chiamato Game Freak. La rivista trovò seguito per molti giovani che, come Satoshi, avevano una vera passione per i videogiochi. Una di queste persone era Ken Sugimori, un ragazzo dell'età di Satoshi che aveva una passione per il disegno. Contattò Satoshi dicendogli quanto gli piaceva Game Freak e i due strinsero una forte amicizia mentre legavano con il loro amore per i videogiochi. Ken iniziò ad aiutare Satoshi con la rivista, prestando il suo talento artistico per dare a Game Freak un aspetto più raffinato. Lentamente il pubblico della rivista crebbe. I giocatori apprezzarono molto il lavoro creato da Satoshi e Ken, e presto furono coinvolti altri ragazzi e Game Freak ampliò le sue dimensioni. Ma, cosa più eccitante di tutte, Satoshi ebbe la possibilità di incontrare il suo eroe, Shigeru Miyamoto, l'uomo che creò Donkey Kong, i Mario Brothers e molti altri personaggi dei videogiochi classici. Anche con il successo della rivista, Satoshi non era contento. Mancava qualcosa, scrivere di giochi era divertente, ma Satoshi aveva sogni più grandi, voleva creare i suoi giochi. Dopotutto, con lo staff di Game Freak, aveva un gruppo appassionato di videogiochi e iniziò a capire come funzionavano. Gli artwork di Ken Sugimori sarebbero stati fantastici in un gioco e Satoshi era sicuro che il suo team avrebbe potuto creare qualcosa di veramente speciale. Game Freak si mise all'opera passando dallo scrivere di videogiochi a sviluppare videogiochi. Durante il tentativo di trovare nuove idee per i giochi futuri, Satoshi vide un paio di bambini che giocavano sul nuovo dispositivo portatile Game Boy. La coppia stava giocando a Tetris insieme, con un cavo Link che collegava i due dispositivi in modo che potessero combattere l'uno contro l'altro. A Satoshi venne un'idea. Ricordò i giochi che faceva da bambino, collezionando insetti. Immaginò due Game Boy collegati da un cavo di collegamento, con piccoli insetti che strisciavano lungo il cavo. Immaginò un gioco in cui i giocatori potevano raccogliere e scambiare insetti per costruire una raccolta di insetti digitale. Eccitato, Satoshi mise insieme una presentazione per la sua nuova idea. Grazie al suo eccellente rapporto di lavoro con Nintendo, era sicuro che la società avrebbe colto al volo l'opportunità di aiutare con lo sviluppo di questo nuovo titolo. Nonostante l'entusiasmo di Satoshi, i boss di Nintendo non erano del tutto convinti. Il gioco di Satoshi sembrava incredibilmente ambizioso e il concetto di base sembrava sfocato e confuso. Una persona dello staff Nintendo pensò che il concetto fosse promettente. Era l'idolo di Satoshi, Shigeru Miyamoto. Alla fine, Shigeru alzò la voce, suggerendo alla compagnia che riponesse la propria fiducia in Game Freak e dando una possibilità a Satoshi. A Shigeru fu affidato il compito di lavorare con Satoshi, perfezionando la sua idea e creando qualcosa che avrebbe sicuramente funzionato come un prodotto finito. Sfortunatamente però, i dirigenti di Nintendo avevano ragione sull'idea di Satoshi. Il gioco era incredibilmente complesso e troppo ambizioso per il piccolo studio. Molto rapidamente il progetto iniziò a incontrare problemi. Game Freak semplicemente non aveva le risorse per creare il gioco che Satoshi aveva in mente. Senza nuove entrate in arrivo, spesso non c'erano nemmeno abbastanza soldi per Satoshi per pagare il suo staff per tutto il loro duro lavoro. Dopo mesi e mesi di lavoro, i membri chiave del team iniziarono ad andare da Satoshi,
annunciando che dovevano lasciare il team. Dopotutto avevano famiglie da sfamare e non potevano continuare a lavorare per mesi a un progetto senza uscita e senza essere pagati per il loro lavoro. Satoshi fece del suo meglio per mantenere a galla il progetto. Lavorò per molte ore durante la notte, cercando di appianare bug, risolvere problemi e creare un gioco funzionante. Alla fine, però, il finanziamento di Game Freak diminuì troppo e i costi per l'azienda erano troppo alti. Lentamente, in silenzio, Satoshi mise in attesa il suo capolavoro. L'azienda avrebbe dovuto lavorare su titoli più piccoli e meno ambiziosi, che avevano maggiori probabilità di ottenere un rapido profitto. Il tempo passava e nonostante il fallimento del grande progetto di Satoshi, Game Freak riuscì a riprendersi. Durante tutto il loro sviluppo, Shigeru Miyamoto tenne d'occhio l'azienda e con il passare degli anni ha offerto loro l'opportunità di lavorare su titoli chiave del marchio Nintendo. Uno di questi giochi, un titolo rompicapo chiamato Le Uova di Yoshi, finì per essere un grande successo. Rilasciato sia su NES che su Game Boy, il titolo vide successo mondiale in quanto i giocatori americani si innamorarono del suo gameplay avvincente. Il gioco portò entrate senza precedenti, dando a Game Freak una spinta di denaro extra che Satoshi poteva investire in qualunque cosa volesse. Sapeva esattamente cosa farne, e eccitato disse alla sua squadra di riprendere a lavorare sul loro gioco di collezionismo di mostri, diversi anni dopo che era stato sospeso. Lo sviluppo non fu facile, anche con più soldi da spendere per il progetto, l'idea era incredibilmente ambiziosa e molto più complessa di qualsiasi altra cosa su cui Game Freak avesse lavorato. Alla fine però, il team mise insieme una versione finale del gioco. Non era particolarmente carino, aveva molti problemi, ma Satoshi lo adorava. Finalmente, dopo anni di lavoro, il suo progetto preferito era completo. Pocket Monsters era finito. Poco dopo seguirono un manga regolare, una serie animata e un'enorme ondata di merchandising. Pocket Monsters è diventato un fenomeno culturale, persino attraversando altri continenti, mentre un'intera generazione diventò ossessionata dal tentativo di catturarli tutti. Il sogno di Satoshi era finalmente stato realizzato. Dopo decenni di lavoro, non solo aveva creato un'azienda di successo, ma aveva cambiato il mondo. Se c'è una morale in questa storia è questa: non rinunciare mai a cercare di trovare il tuo posto nel mondo. Potresti sentirti intrappolato in classi scolastiche o in un lavoro che non è giusto per te. Potresti avere persone che ti dicono di rinunciare ai tuoi progetti o scambiare la tua passione per qualcosa di più semplice e più facile. Non arrenderti. Continua a cercare il tuo sogno, anche se ci vorranno anni e anni, ne varrà la pena quando finalmente avrai successo. Soprattutto, assicurati solo che qualunque cosa tu faccia della tua vita, la spendi facendo qualcosa che ami.